Gentili signore e signori, l'amministrazione comunale porge il benvenuto a Sliqua, cittadina della Sardegna sud-occidentale, in provincia di Cagliari. Sorta in epoca medievale su presenti insediamenti di età preistorica e di epoca romana, al centro di un vasto territorio, attraversato dal corso del fiume Cigerri, è compreso tra gli aspri paesaggi montani dell'Iglesiente, del Monte Arcosu e la pianura del Campidano di Cagliari. Il paese è sito a 66 metri di altezza sul livello del mare, al centro di una vallata dominata dal castello giudicale dell'Acqua Fredda, conta una popolazione di circa 4.000 abitanti, per lo più dediti alle antiche attività economiche dell'agricoltura e della pastorizia. Ci troviamo in Piazza Martiri, davanti al monumento ai caduti, realizzato nel primo dopoguerra per iniziativa della locale sezione dell'Associazione Nazionale Combattenti Reduci e del Comitato Spontaneo, guidato dalla signora Teresa Bacchis, completato in tempi più recenti dalle amministrazioni comunali succedutesi alla guida del paese. Sulle lapidi di marmo sono riportati a imperituro ricordo i nomi dei 53 giovani di Sliqua caduti nella Prima Guerra Mondiale, i nomi dei 15 caduti nelle successive guerre del secolo scorso e dei due siliquesi caduti nelle guerre che hanno caratterizzato il primo ciclo del Risorgimento italiano. Con la cerimonia odierna, la comunità di Sliqua, per iniziativa dell'Associazione Coro Polifonico Canto e Sentimento, dà ufficialmente inizio agli eventi celebrativi del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Eventi che proseguiranno nella giornata di domani con il concerto di canti del Risorgimento presso locali dell'ex Monte Granatico, per concludersi domenica pomeriggio con la conferenza sul contributo locale alla storia nazionale nell'ultima guerra del Risorgimento italiano, meglio nota come la Prima Guerra Mondiale. Renderanno gli onori la banda della Brigata Sassari, che partendo stamane dalle scuole locali ha accompagnato fin qui i giovani studenti che rappresentano le generazioni dell'Italia del domani e che, prendendo parte attiva alla cerimonia odierna, porteranno per sempre il ricordo di questa giornata, quando, fra 50 anni, saranno loro a celebrare il bicentenario della nascita dello Stato italiano. Fanno ala allo schieramento la sezione d'arma dell'Associazione Cavalleria e le associazioni locali, con la bandiera della soppressa Associazione Combattenti e Reduci di Sliqua. Procederemo ora alla cerimonia dell'alzabandiera. A sottolineare l'importanza di questo luogo sacro alla memoria, il tricolore, simbolo della patria trasmessoci dall'eroe del Risorgimento, sarà ora issato sul pennone da un militare della Brigata Sassari. Esso sventolerà permanentemente sui ragazzi di Sliqua caduti per l'unità e la libertà d'Italia. Per i bambini, i ragazzi delle scuole, la bandiera è accompagnata dall'inno nazionale, il nostro inno nazionale che noi conosciamo con le parole iniziali Fratelli d'Italia, va cantato assieme alla banda. Tutti attenti. Alza bandiera.
Procederemo ora all'appello dei caduti. Man mano che lo speaker pronuncerà i nomi, gli alunni delle scuole elementari deporranno alla base del monumento un mazzetto di fiori racchiuso nel nastro tricolore, ciascuno dei quali è dedicato a un giovane di Silicqua caduto per l'unità e l'indipendenza dell'Italia. Quindi man mano che io pronuncio i nomi, voi venite e mettete i fiori tutti attorno, guidati dalle maestre. Ragazzi di Silicqua caduti nelle guerre di indipendenza risorgimentali, 1848-1870. Soldato Porcu Cadedu Giovanni. Soldato Ruggeri Sanna Giovanni. Forza. Ragazzi di Silicqua caduti sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, 1915-1918. Soldato Alba Antonio, soldato Alba Felice, soldato Alba Giuseppe, soldato Bacchis Emilio, caporale Bacchis Ennio, soldato Bacchis Mario, soldato Bacchis Raimondo, soldato Bandu Giovanni, soldato Bolacchi Effisio, soldato Cao Francesco, soldato Corda Salvatore, soldato Corongio Emanuele, soldato Crucas Camillo, soldato Deida Attilio, soldato Deida Daniele, soldato Deida Raimondo, soldato Ezzi Luigi, soldato Garau Raffaele, soldato Ghisu Salvatore, soldato Lobina Ferdinando, soldato Mancoso Giuseppe, soldato Matta Luigi, soldato Melis Efisio, soldato Melis Gaetano, soldato Melis Luci Salvatore, soldato Murgia Raimondo, soldato Melis Davide, soldato Olla Antonio, soldato Orru Daniele, soldato Orru Laurino, soldato Peis Salvatore, soldato Peis Raimondo, soldato Pesco Marcello, soldato Piras Giuseppe, soldato Pitau Francesco Di Antonio, soldato Pitau Francesco fu Salvatore, finanziere Porcu Giovanni fu Angelo, soldato Porcu Giovanni fu Antonio, soldato Portas Pasquale, soldato Pucedu Efisio, soldato Pucedu Giuseppe, soldato Saiu Antonio, caporale Scalas Efisio, soldato Scalu Giuseppe, soldato Serra Francesco, soldato Serra Luigi, soldato Soddu Giuseppe, soldato Suella Raffaele, soldato Tinti Faustino, soldato Tocco Amatore, soldato Tola Attilio, soldato Ucheddu Salvatore, soldato Vargiu Beniamino. Ragazzi di Silicqua caduti sui campi di battaglia, nei cieli e nei mari della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra di Liberazione 1940-1945. Sottotenente Alba Efisio, aviere Bacchis Benigno, soldato Bacchis Giovanni Battista, finanziere Crucas Dino, soldato Diana Dino, soldato Lobina Giuseppe, soldato Maccioni Giuseppe, soldato Mura Massimino, soldato Pitao Guglielmo, soldato Porta Fiorenzo, marinaio Pusceddu Minondo, soldato Saba Umberto, caporale Seci Giuseppe, soldato Uchedu Ignazio, soldato Ugas Michele. Saranno ora resi gli onori ai giovani di Silicqua caduti per la libertà e l'unità d'Italia. A sottolineare l'impegno delle nuove generazioni a mantenere vivo il ricordo dell'eroismo e del valore dei loro nonni, l'omaggio floreale che sarà deposto alla base del monumento, ai lati del quale vigilano due soldati in uniforme storica della Brigata Sassari, sarà portato da due giovani di Silicqua che per l'occasione indossano l'antico costume locale. Accompagneranno il cuscino il dottor Pier Giorgio Liscia, sindaco dei comuni di Silicqua, e il generale Gian Gabriele Carta, 30° comandante della Brigata Sassari e coordinatore delle associazioni combattentistiche d'arma della Sardegna. Tutti? Attenti! Tutti! Sì.
Allora, bambini, quello che è stato suonato adesso, quell'inno si chiama Il Silenzio. Non dovete far chiasso. Avete visto? Noi che vestiamo l'uniforme siamo messi sull'attenti perché è l'attimo di rispetto. Di rispetto verso chi? Verso i caduti. I caduti, quei nomi sono riportati qua. Oggi noi stiamo celebrando il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. L'Italia è stata resa libera e unificata grazie al sacrificio di questi uomini. Se noi accanto ai nomi che io ho pronunciato associassimo la data di nascita e quella di morte, ci accorgeremo che non avevano poco più di 20 anni. Quindi quando uno dà il bene più prezioso, che è la vita, per il bene di tutti, per il bene collettivo, il minimo che possiamo fare durante la cerimonia, la quale voi avete posto il fiore, è di fare silenzio. Vero? Posso continuare? 5 milioni di uomini mobilitati, 1.200.000 feriti e mutilati, 680.000 morti rappresentano il tributo di sangue pagato dall'Italia nella grande guerra che il 4 novembre 1918 portò a compimento il progetto risorgimentale dell'Unità d'Italia. Nella fase di traslazione delle salme dai cimiteri di guerra ci si accorse che la metà dei caduti era priva del nome. Volendo onorare questi soldati dall'entità sconosciuta, nella Basilica di Aquileia, in Friuli, vennero fatte affluire le salme di 11 soldati ignoti provenienti da tutti i fronti di guerra italiani. Maria Bergamas, una donna triestina, madre di un soldato disperso in guerra, scelse a caso una di queste salme che, dopo aver attraversato in treno idealmente tutta l'Italia, il 4 novembre 1921 venne tumulata a Roma nel monumento intitolato a Vittorio Emanuele II, monumento da allora divenuto l'altare della patria. Uno studente della scuola media, Enrico Fermi, di Siliqua, darà una lettura della motivazione della medaglia d'oro al valor militare concessa alla memoria del milite ignoto, espressione e simbolo di tutti i caduti italiani di ogni tempo e luogo. Degno figlio di una stirpe forte e di una millenaria civiltà, resistente, inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz'altro sperare che la vittoria e la grandezza della patria. Due studenti della scuola media Enrico Fermi di Siliqua daranno lettura delle motivazioni della medaglia d'oro al valor militare concessa alle bandiere di guerra del 151° e 152° Reggimento Fanteria della Brigata Sassari. Unità reclutata su base regionale, particolarmente distintasi nell'ultima guerra del Risorgimento italiano. Guerra che ha segnato la prima grande e significativa partecipazione della Sardegna alla storia nazionale, attraverso il sacrificio delle sue giovani generazioni, e che ha registrato con la Brigata Sassari il più alto tributo di eroismo sintetizzato dalle 4 medaglie d'oro ai valor militare che fregiano le bandiere di guerra dei 2 reggimenti storici, il 151° e il 150° Fanteria. Tradizione di gloria, di valori, di saldezza morale e di alto senso del dovere che prosegue nei sassarini di oggi, impegnati nelle missioni internazionali per il mantenimento della pace nelle aree di crisi. In questo momento il nostro pensiero va riconoscente ai circa 2.000 uomini e donne della Brigata Sassari da circa un mese impegnati nella difficile missione in Afghanistan. Tutti attenti! Medaglia d'oro al valor militare alle bandiere di guerra del 151° e 152° Reggimento Fanteria della Brigata Sassari, concessa motu proprio da Sua Maestà Re Vittorio Emanuele III, con la seguente motivazione.
conquistando sul Carso salde posizioni nemiche, fortissimi trinciaramenti detti delle frasche dei razzi che sotto nutrito fuoco rafforzarono la difesa, riconquistando sull'altipiano dei sette comuni, posizione dalle nostre armi perdute a Monte Castel Gomberto, a Monte Fiore e Casera Zebio, sempre non curanti, dalle igiene perdite dietro ripetute prove di sublime audacia e di eroica fermezza. 25 luglio 1915, 15 novembre 1915, giugno 1916. Medaglia d'oro al valor militare alle bandiere di guerra del 151esimo e 152esimo reggimento fanteria della Brigata Sassari, concessa motu proprio da Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele III con la seguente motivazione: espressione purissima delle forti virtù dell'intrepida gente di Sardegna, diedero il più largo tributo di eroismo alla gloria dell'esercito e alla causa della patria, dovunque vi furono sacrifici da compiere e sangue da versare. Nei giorni della sventura, infiammati di fede e di amore, riconquistarono con meraviglioso slancio le munitissime posizioni nemiche di Col de Rosso e Col de Chelè, 28-31 gennaio 1918. All'imbaldazzito invasore opposero sul Piave l'audacia della loro indomabile volontà di vittoria, la fierezza sublime e la granitica tenacia delle loro antiche strippe. 16-24 giugno 1918, nella battaglia della riscossa non conobbero limiti di ardimento nell'inseguire il nemico. 26 ottobre, 4 novembre 1918. Adesso un altro, attenzione, un attimo di silenzio e fra un po' abbiamo finito. Oggi abbiamo commemorato questa giornata, è un evento solenne, avete visto? Abbiamo issato la bandiera italiana, abbiamo cantato l'inno nazionale, siamo presenti nel vostro comune. Il rappresentante della comunità e il sindaco dette porta oggi per l'occasione la fascia tricolore, i colori della bandiera, i colori dei fazzoletti che avete al collo. Vuol dire che è una cerimonia ufficiale, una cerimonia solenne. Il sindaco è il padrone di casa e fra un po' pronuncerà il discorso di benvenuto a chi? Alle altre istituzioni che sono presenti oggi a questa cerimonia. Sono presenti le forze armate, vedete? I militari della Brigata Sassari, il cui compito è quello della difesa dei confini della patria. Sono presenti le istituzioni del territorio, vedete il maresciallo dei carabinieri che vigila sulla sicurezza e la tranquillità della nostra comunità.
Sono presenti le istituzioni scolastiche, vedete, i vostri insegnanti, il dirigente scolastico che è in mezzo a voi. Quindi il sindaco del comune di Silicua, dottor Pietro Ligia, pronuncerà ora il discorso celebrativo della giornata della memoria dedicata all'Unità d'Italia. Siete pregati di fare silenzio. Non sono dottore, non fa niente, sono, comunque mi chiamo anche Pier Giorgio. È un momento sicuramente emozionante dopo l'appello dei caduti, del tributo dato dai vostri nonni, ragazzi o bisnonni, che siano per arrivare all'Italia di oggi, un paese libero, sicuramente ha fatto un po' accapponare la pelle. Però è anche un momento di gioia, stiamo celebrando i 150 anni d'Italia e mi onoro di dare a nome di tutta la cittadinanza il benvenuto al generale Carta, al luogotenente maresciallo Pinna e ai ragazzi della banda musicale della Brigata Sassari. Un corpo delle forze armate sicuramente specialistico, un corpo conosciuto in tutta Italia che grazie a Dio al giorno d'oggi. Sapete ragazzi, ormai l'Italia è dal 1945 che guerre non le può più fare perché firmammo un trattato di resa e anche un trattato di pace e dall'epoca non possiamo più fare guerre contro nessuno fortunatamente, facciamo missioni di pace, però capita che in queste missioni di pace ogni tanto qualcuno debba dare il suo tributo e la vita per far trionfare la libertà come quella che noi abbiamo, per esempio l'Afghanistan. Sapete dove bambini, sapete dove è l'Afghanistan? Chi lo sa? È lontano, vero? Lo sa, bravissimi. In Afghanistan la Brigata Sassari si sta distinguendo sempre per il suo coraggio e porta l'onore della Sardegna, porta la bandiera dei quattro mori. E anche adesso alcuni ragazzi sardi e altri italiani purtroppo hanno dato il tributo della loro vita per cercare di far trionfare la pace, la giustizia e la libertà in quel paese oppresso. E sapete che ci sono anche bambini della vostra età che sono rimasti orfani perché i loro genitori che sono andati per questa missione di pace sono morti, hanno lasciato i loro figli a casa da soli. Immaginate quanto amore hanno per la loro terra, quanto amore hanno per far trionfare la pace e la libertà. Noi queste cose non ce le possiamo dimenticare perché 150 anni fa non era come viviamo adesso, non c'erano sicuramente i cellulari, non c'erano i videogiochi, non c'erano i computer e la vita era molto più difficile ragazzi, c'era fame, c'era miseria e i vostri nonni, i vostri bisnonni faticavano a arrivare, non dico alla fine del mese, forse alla fine della settimana, dovevano lavorare tutti i giorni nelle campagne. Con il loro sacrificio siamo arrivati a avere una vita sicuramente migliore e voi siete il futuro di Silicua, il futuro della Sardegna, il futuro della nazione e noi ci puntiamo su di voi, pertanto dovete sicuramente impegnarvi, studiare, ricordatevi che la cultura è la medicina che combatte tutti i mali, soltanto chi studia al giorno d'oggi può superare i problemi, pertanto ci affidiamo a voi per il futuro. Grazie ragazzi, non voglio occupare più la scena perché poi siamo qua anche per ascoltare soprattutto i brani della Brigata Sassari, pertanto fra un attimino li ascolteremo col massimo silenzio e il massimo rispetto e pensate alle persone che con queste note al giorno d'oggi sono volate in cielo come i palloncini che voi prima avete lasciato per far trionfare la libertà. Grazie. Generale di Corpo d'Armata Gian Gabriele Carta, trentesimo comandante della Brigata Sassari e coordinatore regionale delle associazioni combattentistiche d'arma, porgerà un saluto ai presenti. Signor Sindaco, autorità, soldati, signore e signori, ragazzi delle scuole, vi porgo il plauso, il saluto mio personale e di quelle delle associazioni combattentistiche e d'arma della Sardegna che qui rappresento. Noi diciamo sempre chi non ha memoria del proprio passato non ha speranza del futuro e oggi Sindaco con questa cerimonia che ricorda tanti cittadini di Silicua
scomparsi indossando le stellette dell'esercito e delle altre forze armate, voi avete ricordato e onorato i vostri concittadini dando la speranza di un futuro migliore ai vostri giovani. Me ne compiaccio. Questa giornata si aprono quindi i festeggiamenti qui a Siliqua del 150esimo anniversario della proclamazione del Regno d'Italia. Pensate che il 17 marzo 1861, 150 anni fa appunto, spariva dalla carta geografica della storia il Regno Sardo. Fino allora il Piemonte, la Sardegna, poi la Lombardia, il Veneto e gli altri stati annessi facevano parte del Regno Sardo. L'inno nazionale era conserve Deus sul re, salva sul Regno Sardo. Bene, con questo atto di sacrificio, diciamo, teorico, della Sardegna, cessava il Regno Sardo e iniziava il Regno d'Italia. Noi speriamo sempre in un futuro di pace e di libertà. Come diciamo spesso, i primi ad avere paura della guerra sono i soldati che la devono fare. Quindi speriamo sempre in un periodo di grande prosperità e di pace, soprattutto per voi cittadini di Siliqua, con le difficoltà che ben conosciamo noi da sardi, dallo spopolamento dei piccoli centri, eccetera. E speriamo in un futuro buono e migliore per i nostri ragazzi soprattutto. Quindi complimenti ancora, saluti a tutti e forza Paris! Un breve concerto di inni e canti del Risorgimento italiano eseguito dalla banda della Brigata Sassari a termine la cerimonia. L'amministrazione comunale di Siliqua ringrazia il secondo comando delle forze di difesa, il comando della Brigata Sassari, le istituzioni civili e religiose locali, le forze armate e di pulizia del territorio, le associazioni combattentistiche d'arma, gli istituti scolastici cittadini e quanti sono intervenuti alla celebrazione di questa giornata celebrativa dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Anche io, se mi è permesso, concludo con il grido di guerra che quasi un secolo fa ha riecheggiato nelle pietraie del Carso, nelle cime innevate dell'altopiano di Asiago e lungo le sponde del Piave. Forza Baris! Thank you.
applauso. Thank you.
Antonio. Ma qualche altro canto ancora. Ah beh, c'è il ballo. Thank you.
Adesso un altro, attenzione, un attimo di silenzio e fra un po' abbiamo finito. Oggi abbiamo commemorato questa giornata, è un evento solenne, avete visto? Abbiamo issato la bandiera italiana, abbiamo cantato l'inno nazionale, siamo presenti nel vostro comune. Il rappresentante della comunità e il sindaco dette, porta oggi per l'occasione la fascia tricolore, i colori della bandiera, i colori dei fazzoletti che avete al collo. Vuol dire che è una cerimonia ufficiale, una cerimonia solenne. Il sindaco è il padrone di casa e fra un po' pronuncerà il discorso di benvenuto a chi? Alle altre istituzioni che sono presenti oggi a questa cerimonia. Sono presenti le forze armate, vedete? I militari della Brigata Sassari, il cui compito è quello della difesa dei confini della patria.
sono presenti le istituzioni del territorio, vedete il maresciallo dei carabinieri che vigila sulla sicurezza e la tranquillità della nostra comunità, sono presenti le istituzioni scolastiche, vedete i vostri insegnanti, il dirigente scolastico che è in mezzo a voi. Quindi il sindaco del comune di Siliqua, dottor Pietro Ligia, pronuncerà ora il discorso celebrativo della giornata della memoria dedicata all'Unità d'Italia. Siete pregati di fare silenzio. Non sono dottore, non fa niente, comunque mi chiamo anche Pier Giorgio. È un momento sicuramente emozionante dopo l'appello dei caduti, del tributo dato dai vostri nonni, ragazzi o bisnonni, che siano per arrivare all'Italia di oggi, un paese libero, sicuramente ha fatto un po' accapponare la pelle. Però è anche un momento di gioia, stiamo celebrando i 150 anni d'Italia e mi onoro di dare a nome di tutta la cittadinanza il benvenuto al generale Carta, al luogotenente maresciallo Pinna e ai ragazzi della banda musicale della Brigata Sassari. Un corpo delle forze armate sicuramente specialistico, un corpo conosciuto in tutta Italia che grazie a Dio al giorno d'oggi, sapete ragazzi, ormai l'Italia è da 150, cioè dal 1945 che guerre non ne può più fare perché firmammo un trattato di resa e anche un trattato di pace. E dall'epoca non possiamo più fare guerre contro nessuno, fortunatamente facciamo missioni di pace, però capita che in queste missioni di pace ogni tanto qualcuno debba dare il suo tributo e la vita per far trionfare la libertà come quella che noi abbiamo, per esempio l'Afghanistan. Bambini, sapete dov'è l'Afghanistan? Chi lo sa? È lontano, vero? Lo sa, bravissimi. In Afghanistan la Brigata Sassari si sta distinguendo sempre per il suo coraggio e porta l'onore della Sardegna, porta la bandiera dei quattro mori. E anche adesso alcuni ragazzi sardi e altri italiani purtroppo hanno dato il tributo della loro vita per cercare di far trionfare la pace, la giustizia e la libertà in quel paese oppresso. E sapete che ci sono anche bambini della vostra età che sono rimasti orfani, perché i loro genitori che sono andati per questa missione di pace sono morti, hanno lasciato i loro figli a casa da soli. Immaginate quanto amore hanno per la loro terra, quanto amore hanno per far trionfare la pace e la libertà. Noi queste cose non ce le possiamo dimenticare, perché 150 anni fa non era come viviamo adesso, non c'erano sicuramente i cellulari, non c'erano i videogiochi, non c'erano i computer e la vita era molto più difficile, ragazzi, c'era fame, c'era miseria. E i vostri nonni, i vostri bisnonni faticavano a arrivare, non dico alla fine del mese, forse alla fine della settimana, dovevano lavorare tutti i giorni nelle campagne. Con il loro sacrificio siamo arrivati a avere una vita sicuramente migliore. E voi siete il futuro di Siliqua, il futuro della Sardegna, il futuro della nazione. E noi ci puntiamo su di voi, pertanto dovete sicuramente impegnarvi, studiare, ricordatevi che la cultura è la medicina che combatte tutti i mali, soltanto chi studia al giorno d'oggi può superare i problemi, pertanto ci affidiamo a voi per il futuro. Grazie ragazzi, non voglio occupare più la scena perché poi siamo qua anche per ascoltare soprattutto i brani della Brigata Sassari, pertanto fra un attimino li ascolteremo col massimo silenzio e il massimo rispetto e pensate alle persone che con queste note al giorno d'oggi sono volati in cielo come i palloncini che voi prima avete lasciato per farti non fare la libertà. Grazie. Il generale di Corpo d'Armata Gian Gabriele Carta, 30° comandante della Brigata Sassari e coordinatore regionale delle associazioni combattentistiche d'arma, porgerà un saluto ai presenti. Signor Sindaco, autorità, soldati, signore e signori, ragazzi delle scuole, vi porgo il plauso, il saluto mio personale e di quelle delle associazioni combattentistiche e d'arma della Sardegna che qui rappresento.
Noi diciamo sempre che chi non ha memoria del proprio passato non ha speranza del futuro. E oggi, sindaco, con questa cerimonia che ricorda tanti cittadini di Siliqua scomparsi indossando le stellette dell'esercito e delle altre forze armate, voi avete ricordato e onorato i vostri concittadini dando la speranza di un futuro migliore ai vostri giovani. Me ne compiaccio. In questa giornata si aprono quindi i festeggiamenti qui a Siliqua del 150° anniversario della proclamazione del Regno d'Italia. Pensate che il 17 marzo 1861, 150 anni fa appunto, spariva dalla carta geografica della storia il Regno Sardo. Fino allora il Piemonte, la Sardegna, poi la Lombardia, il Veneto e gli altri stati annessi facevano parte del Regno Sardo. L'inno nazionale era conserve Deus sul re, salva sul Regno Sardo. Bene, con questo atto di sacrificio, diciamo, teorico della Sardegna, cessava il Regno Sardo e iniziava il Regno d'Italia. Noi speriamo sempre in un futuro di pace e di libertà. Come diciamo spesso, i primi ad avere paura della guerra sono i soldati che la devono fare. Quindi speriamo sempre in un periodo di grande prosperità e di pace, soprattutto per voi, cittadini di Siliqua, con le difficoltà che ben conosciamo noi da sardi, dallo spopolamento di piccoli centri, eccetera, e speriamo in un futuro buono e migliore per i nostri ragazzi soprattutto. Quindi complimenti ancora, saluti a tutti e forza Paris! Un breve concerto di inni e canti del Risorgimento italiano eseguito dalla banda della Brigata Sassari a termine la cerimonia. L'amministrazione comunale di Siliqua ringrazia il secondo comando delle forze di difesa, il comando della Brigata Sassari, le istituzioni civili e religiose locali, le forze armate e di polizia del territorio, le associazioni combattentistiche ed arma, gli istituti scolastici cittadini e quanti sono intervenuti alla celebrazione di questa giornata celebrativa dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Anche io, se mi è permesso, concludo con il grido di guerra che quasi un secolo fa ha riecheggiato nelle pietraie del Carso, nelle cime innevate dell'altopiano di Asiago e lungo le sponde del Piave. Forza Baris!
gruppo quello.
Antonio. Ma qualche altro canto ancora. Ah beh, c'è il ballo. Thank you.
Thank you.